Campionato mondiale di calcio. Questi sono i risultati delle partite e la classifica del girone. EA Sports, it's in the game. Si gioca in un'atmosfera fantastica qui all'Alba Eid Stadium. Pubblico delle grandi occasioni, nessuno è voluto mancare a questo appuntamento. Come c'è ovviamente Lelia Dani, che saluto e che è già pronto, prontissimo per il commento tecnico. Squadra a caccia dei tre punti per la classifica del girone, siamo alla seconda giornata del mondiale. Mi aspetto una partita spettacolare, Lele. Per una delle due, la partita di oggi potrebbe rappresentare il capolinea dell'avventura in questo mondiale. Perché un altro pareggio lascerebbe aperto uno spiraglio per la qualificazione, ma certamente non è il risultato al quale puntano oggi. Ecco dunque la formazione di partenza della Polonia. Adottano un 3-4-3 con una evidente ispirazione offensiva. Una punta centrale affiancata da due esterni rapidi, bravi nell'uno contro uno, che potrebbero fare la differenza con la loro velocità. Questa è la formazione con cui scende in campo oggi l'Arabia Saudita. Per questa sfida hanno scelto una versione piuttosto offensiva del classico 4-5-1, perché gli esterni hanno le caratteristiche e la capacità di andare. Allora il tecnico avrà chiesto una partita di grande sacrificio, Pierre, per dare una mano all'unica punta di ruolo. Sfida valevole per la fase a gironi di Qatar 2022, che ha preso il via. Occhio al tiro della bandierina. Intervento puntuale del portiere, che si tuffa e evita il peggio. Cercano il gol. La mette in area. Tentativo respinto. Non si accontentano del pari. Vedremo se troveranno il gol partita nei minuti finali. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Attenzione, traversa, non è finita. Può colpire da lì. Tira. Gara ancora chiusa. L'arbitro controlla il cronometro. Finisce qui. 0-0 dunque. Bisogna dirlo, Pier, non è stata una partita spettacolare. Le difese oggi hanno avuto il sopravvento nettamente sugli attacchi. Hanno chiuso bene tutti gli spazi e hanno concesso poco. Lo 0-0 finale era il risultato più logico. Prestazione al di sotto dei suoi standard straordinari oggi per Lewandowski. Che prestazione mediocre la sua, Pier. Dispiace dirlo, Pierre, ma la sua prestazione non è stata all'altezza. Non ha mai davvero ingranato in questi 90 minuti e non c'è dubbio che questo pareggio sia figlio anche della sua scarsa incisività in fase d'attacco. Questi sono i risultati delle partite e la classifica del girone. Diamo un'occhiata alla classifica marcatori. Notizie dallo spogliatoio.